Presidente, si attiverà subito per dar voce a questa richiesta che è arrivata dai capigruppo, una mozione per far fronte alla crisi degli ammortizzatori sociali finanziari. Una decisione importante quella del Consiglio, perché è avvenuta all'unanimità su un tema che rappresenta, come ho detto, la priorità numero uno del governo della regione, cioè l'occupazione. In questo caso la richiesta forte al governo attraverso questa mozione è quella di mettere a disposizione le risorse per la cassa integrazione in deroga. Noi stimiamo che servano per la Lombardia non meno di 300 milioni di euro da qui a fine anno. I soldi non ci sono, il governo non li ha messi a disposizione e quindi è importante questo voto all'unanimità. Tutti i gruppi, tutti i partiti l'hanno fatto e questo mi impegna ancora di più a proseguire nell'azione di richiesta al governo. Mi recherò nei prossimi giorni a Roma, voglio incontrare il Presidente del Consiglio, consegnargli personalmente la mozione e chiedergli un impegno formale perché i soldi a noi dovuti siano messi subito a disposizione. Dopodiché, se lo farà, noi come Regione anticiperemo la cassa integrazione, siamo disposti a farlo, siamo pronti a farlo, però voglio avere la certezza che poi il governo i soldi ce li dia davvero. Quindi la mozione dice invita, ma lei dice addirittura io mi impegno, quindi un passo oltre. È una delle priorità, l'ho detto nel mio intervento la scorsa seduta del Consiglio, ed è una priorità. Accolgo questo invito, ma ne faccio un impegno del governo della regione, perché intervenire a sostegno dei lavoratori in difficoltà che hanno perso il posto di lavoro è una priorità, appunto, è un impegno morale e istituzionale che ho già assunto con le mie dichiarazioni e che oggi ho ribadito. Senta, però il nuovo governo ancora non c'è, cosa si aspetta dall'incontro Bersani-Berlusconi? Ma ho letto che Bersani incontrerà anche la Lega e ho parlato con Bersani perché ho letto questa cosa, mi ha confermato, quindi ci sarà un incontro anche con noi e sentirò quali sono le novità rispetto all'ultimo incontro, se ce ne saranno, sono curioso. Quello che ho sempre auspicato e che ritengo sia assolutamente doveroso fare è dare un governo che possa decidere. Questo governo non è in grado di prendere decisioni importanti e la crisi aumenta, non si può gestire così. Per fortuna che a nord il governo c'è. Ecco, il PD dice però prima, questo è il momento di parlare dell'elezione del Presidente della Repubblica e auspica un dialogo tra tutte le forze politiche per un Presidente super partes. La Lega che cosa dice? Io dico che questo è il momento di decidere, basta chiacchiere, basta dialoghi, basta parlare, tutti sanno quali sono le posizioni di tutti. Occorre che qualcuno dica ok, adesso si fa così, questa è la proposta, chi può farlo, chi deve farlo, chi ha vinto le elezioni o si ritiene che abbia vinto le elezioni, cioè il PD, il suo segretario, deve rapidamente dire per il Presidente della Repubblica questa è la nostra proposta, per il governo questa è la nostra proposta, e altrimenti la palude non si esce dalla palude romana. Senta, oggi Bersani, interpretando l'appello di Napolitano, ha detto che nel 76 c'era un governo di minoranza e cioè, secondo lei questa è un'ipotesi che potrebbero accogliere PDL e Lega? Io per conformazione guardo al futuro, non al passato, così per senso di ottimismo. Nel 76 c'è stata questa soluzione, ma non c'era per esempio l'Unione Europea, era un altro mondo, c'era una legge elettorale diversa, era tutto diverso. Mi pare che noi dobbiamo guardare alle soluzioni possibili che guardano al futuro, non al passato. C'erano partiti nel 76 che sono spariti e ci vuole un atto di coraggio di Bersani, di responsabilità. Lui è capace di fare queste cose, l'ha dimostrato quando era ministro, no? E io gli chiedo un atto di coraggio, dica nei prossimi giorni questa è la mia proposta, e così voglio vedere gli altri partiti, un governo di larghe intese, di grande coalizione, un Presidente della Repubblica con un nome che non sia un nome dell'ultrasinistra, perché sennò si sa che dall'altra parte non c'è consenso, un nome che sia ben voluto da tutti, una donna per esempio, una novità, e io fossi Bersani farei questo, non sono Bersani ma mi auguro che lo faccia davvero. Oggi è il momento delle decisioni, delle proposte. Lui è capace di farlo, lo faccia senza perdere altro tempo. Presidente. Oggi pomeriggio si riunisce per la prima volta il tavolo comune giunta consiglio per la riduzione dei costi della politica. Cosa si aspetta?
Mi aspetto che si faccia rapidamente quello che già la Giunta ha fatto, cioè un taglio delle spese di gestione e di amministrazione della Giunta che comporta un risparmio di 10 milioni di euro nei prossimi 5 anni e che mi auguro anche il Consiglio voglia fare. Ho ringraziato il Presidente del Consiglio per aver costituito questo tavolo congiunto, perché è compito delle istituzioni, Giunta, Presidenza e Consiglio, dare una risposta concreta e rapida. Senta, un'ultima cosa di Lega. Lei ha detto ieri che quei quattro pistola subiranno delle conseguenze. Avete in mente dei provvedimenti disciplinari, convocare un federale? No, abbiamo in mente, c'è uno statuto che regola queste cose. Io ho in mente di far riportare, di consolidare il messaggio di Pontida, e che cioè l'unità, e far attuare rapidamente il programma d'azione che abbiamo stabilito Pontida sulla macroregione. Questo è il compito della Lega e la Lega questo farà, questa è la decisione di Pontida. Il resto, chi fa queste cose, c'è uno statuto, c'è un regolamento che sarà applicato, ma senza cose particolari, c'è uno statuto e c'è un regolamento e viene applicato, vengono applicate le regole ivi previste. La mia preoccupazione non è quella di questi quattro pistola, la mia preoccupazione è aver fatto Pontida, è riuscita bene, nonostante le difficoltà, c'è venuta tanta gente e soprattutto abbiamo preso una decisione, i tre governatori, che è storica per quanto ci riguarda, cioè mettere le premesse per costruire la macro regione del nord. Questa è la cosa che mi interessa, il resto la lascio ai segretari nazionali. Presidente, scusami, per quanto riguarda la regione, Zingaretti oggi ha detto che chiede aiuto alle altre regioni per la questione dei rifiuti di Roma. Da parte della Lombardia ci può essere... Ho sentito anch'io questa cosa, me ne occuperò nel pomeriggio perché voglio capire di che cosa si tratta.